15 febbraio 1564. Nasce a Pisa Galileo Galilei, astronomo, matematico, filosofo e accademico italiano. La sua più importante eredità è l'elaborazione del metodo scientifico. Osservazione dei fenomeni, formulazione della teoria, verifica sperimentale. Questi i tre passaggi del metodo con cui opera. Le sue straordinarie conquiste, basate sull'utilizzo di appositi strumenti e non più sulla sola osservazione diretta della natura, lo rendono una figura chiave nel passaggio verso il secolo XVII, quello della rivoluzione scientifica. A Firenze, dove comincia i primi studi di letteratura, logica, matematica e fisica, scopre la passione per la meccanica, che lo porta a costruire macchine complesse. A partire dal 1593, non ancora trentenne, Galileo insegna già all'Università di Padova matematica, geometria e astronomia, fin quando nel 1610 viene insignito col titolo di filosofo dal Granduca di Toscana. Intanto, appresa la teoria copernicana del moto planetario, apporta notevoli miglioramenti al telescopio. Durante le celebri vicende che coinvolgono l'Inquisizione romana, scrive parole lapidarie sui rapporti tra scienza e sacra scrittura, facendo sua l'arguta espressione del cardinale Baronio, secondo cui l'intenzione dello Spirito Santo è insegnarci come si vada al cielo, non come vada il cielo. Ribadì la convinzione che Dio ci parla sia attraverso il libro della scrittura che attraverso il libro della natura. Con il dialogo sopra i due massimi sistemi del 1630 fu anche il primo a scrivere di scienza in lingua volgare. La sua prosa, in un bel fiorentino cinquecentesco, sboccia ricca di stupore dinanzi alla grandezza del creato, ricca di ammirazione per le infinite possibilità dell'ingegno umano, ricca di gratitudine verso Dio, pervasa di umiltà verso una verità più alta dinanzi alla quale anche lo scienziato si inginocchia.